Nicki Minaj, la tutina Givenchy mette in mostra le curve. Per una volta, Nicki Minaj ha lasciato a casa le catene, il latex, il cuoio glitterato e le paillette sborchiate per lasciare spazio ad un look quasi sporty in uno dei colori più glamour di quest'anno, il rosso ciliegia. Non ci credete? Chiedete a Chiara Ferragni. Nicki Minaj, il look è Givenchy. Sportiva e sexy al punto giusto, Nicki Minaj sa come apparire semplice, comoda e al tempo stesso assolutamente provocante. Nei suoi ultimi scatti allo skate park, dove ha festeggiato il compleanno di Lil Wayne assieme a un comparto di rapper che farebbe impallidire Tupac, Nicki ha sfoggiato un look casual e, permettete la battuta, al 100 Givenchy. Capello liscio e lungo fino alle ginocchia, beauty look impeccabile con tanto di catenacce e labbra effetto nude. La tutina rosso ciliegia mette in evidenza tutto l'arsenale sexy della rapper, che senza esagerare accosta il tutto con una borsetta Chanel e un paio di sneakers bianchissime effetto un po' oversize. Il risultato è comodo, glamour e di grande successo sui fan, che hanno approvato in massa superando il milione di like su Instagram. Questo look da cui prendere spunto per una serata Rayuku Barbie senza eccessi arriva qualche settimana dopo l'intervista di Nicki con XXL, dove la rapper ha rivelato qualche dettaglio succoso riguardo al suo prossimo album. Ebbene, il disco ancora non esiste, e probabilmente richiederà ancora molto lavoro, eppure Nicki Minaj è adamantina su questo punto, il suo prossimo album sarà, per forza di cose, un instant classic dell'hip hop. Nicki Minaj, tra nuovi progetti e vecchie dicerie. Nicki non le ha mai mandate a dire con nessuno e, a volte, sembra quasi che ami provocare per il puro gusto di farlo. D'altronde, è una rapper con tutti i crismi. E quando un account social chiaramente umoristico ha messo in giro la voce che da piccola, nel corso di un pigiama party, la rapper avrebbe aggredito una sua amica, fan di Britney Spears, con una forchetta, Nicki non si dà pace. La gente riesce a credere alle cose più idiote, scrive, leggermente alterata, e non riesco nemmeno a credere che certi giornali ci abbiano creduto davvero. La notizia della forchetta del reato si è evoluta nel tempo, emergendo da un racconto della rapper che risale al 2012 fino ad arrivare allo stato attuale, e anche un po' inquietante, per cui Nicki ha dovuto intervenire. Nel vecchio TV, Nicki aveva raccontato la sua esperienza con il bullismo, quando avevo circa 11 anni ho perso tutta la mia pazienza ad un pigiama party e ho massacrato di botte una ragazza che continuava a prendermi in giro, il Mao. Un po' di tempo dopo, una certa Damaka Williams si è fatta avanti e si è dichiarata la vera vittima di quell'incidente. Perpetrato con una forchetta d'argento dalla pazza e crudele Nicki Minaj. Il litigio sarebbe sorto quando Damaka avrebbe detto a Nicki che non era affatto capace di cantare, ed era per questo che aveva dovuto ripiegare sul rap. Un'affermazione di cui, a quanto dice, porta ancora le cicatrici sulla gamba. Dal canto suo, la Minaj nega tutto.